Ciao a tutti e tutte, video un po' diverso, ve l'avevo anticipato negli scorsi mesi, quel momento è finalmente arrivato. Vi voglio rendere partecipi di un qualcosa che ho fatto negli ultimi 6 mesi, che ha a che fare col karting, ma non solo. Questo video è per raccontarvi un po' cosa mi ha spinto a tornare in palestra, che motivazioni hanno portato un pigro come me, perché a me la palestra non piace. Mi annoia enormemente, non la farei proprio se non fossi costretto, ma facendola ho scoperto cose molto utili che vanno ben oltre le motivazioni che mi hanno spinto a ricominciare e a continuare. Vi farò vedere anche la mia scheda, premesso e considerato che ogni fisico è diverso. Ogni corpo, ogni organismo è differente e ognuno di noi ha delle esigenze assolutamente diverse. Quindi ve la metterò in download qui sotto e ve la farò vedere a video, ma all'unico scopo informativo. Se pesate più o meno 55 kg e siete alti su per giù 1,66 con un fisico abbastanza asciutto, potrebbe tornarvi utile per prendere qualche spunto. Dunque iniziamo subito e vi do una piccola premessa. Io sono già andato in palestra in passato, è stato circa 4 anni fa, l'avevo proprio sotto casa, però ragazzi mi annoiava, io non sono mai stato un tipo particolarmente sportivo. Facevo calcetto quando ero molto molto piccolo, ma la mia vera passione sono sempre stati i motori e il movimento fisico tanto quanto. A scuola un pochetto con la corsa, non me la cavavo male a livello di resistenza, però diciamo il tutto accompagnato ad alcuni problemi fisici che mi sono portato dietro negli anni mi hanno sempre tenuto un po' distante da questo mondo, sicché non sono stato costretto dalle circostanze ad andare in palestra più che altro per aggiustare la postura. Ho un atteggiamento posturale un po' sbagliato che tende molto ad inclinarsi in avanti dovuto alla passione per l'informatica, poi al lavoro. A me la palestra annoia, fare sempre le stesse cose, sugli stessi esercizi, non mi stimolava per nulla, lo vedevo come una tortura, come un obbligo. Pensate che per variare un po' iniziai pure a fare karate. Pessima idea, solamente soldi buttati in attrezzatura per un qualcosa che in concreto non mi piaceva. Insomma, non ero motivato e tagliai via levando tutto. Cosa è successo però? Perché sono tornato in palestra dopo 4 anni? Beh, tutto è iniziato quando ho ricominciato a correre, quando sono tornato sul kart e in particolar modo un anno fa, quando ho gareggiato nel campionato nazionale di rental karting 2 tempi, il KZR, e lì mi resi conto che fisicamente non ero preparato. Per gareggiare e mantenere un certo ritmo per tutta la gara mi serviva una forma fisica da mettere su quei kart che io non avevo. Io arrivavo a metà gara stanco, con le spalle distrutte. A fine giornata ci arrivavo veramente veramente molto stanco, soprattutto durante le prime gare, e allora lì ho detto no, se voglio divertirmi, e lo voglio fare, e voglio magari anche togliermi qualche soddisfazione, devo iniziare a lavorare sul mio fisico e lo devo fare, volente o nolente. Così, spinto da questa grande motivazione, quindi la prima motivazione di tutte è stata rendere meglio in pista nello sport che amo. Questo non è un video sponsorizzato, ve lo dico, quindi vi do questa informazione di tutto cuore. Io lavoro a Sapri, quindi ho trovato una palestra lì nei dintorni che è la Fight Club, sempre aperta praticamente e con anche del personale preparato, sia personal trainer che istruttori di specifiche discipline. Ho iniziato con una scheda che mi aiutasse nel karting, quindi una scheda concentrata sull'allenamento della parte superiore del corpo. Infatti nella scheda voi non vedrete allenamenti afferenti alle gambe, ma solamente parte superiore. Perché? Perché la parte più esposta, quella più sotto sforzo, quella in cui io sentivo maggior fatica principalmente alle spalle. Questa cosa mi è tornata utile? Assolutamente sì. L'ho visto, non vi dico durante la prima gara, dopo aver iniziato ad andare in palestra, però già la seconda, terza, la differenza la iniziavo a sentire, ma la iniziavo a sentire anche sotto il punto di vista di controllo del kart. Sentivo proprio il kart molto più sotto controllo. È un qualcosa di sottile, qualcosa di difficile da spiegare, ma mi sono sentito molto più a mio agio sul kart, e non è stata un qualcosa di mentale, proprio davvero io riesco adesso, rispetto a 6 mesi fa, a gestire molto meglio le sollecitazioni e le gare. Certo, voi mi direte un 4 tempi non è un 2 tempi,
però vi posso garantire che anche sul quattro tempi, se non hai una certa preparazione, tutto il weekend non lo fai, magari dici giri di gara sì, ma tutto il weekend sali, scendi dal kart, le qualifiche, eccetera eccetera, arrivi stanco. Altro effetto oltre il karting è stato ovviamente sul fisico, perché non era il mio obiettivo principale, poi per carità mi fa pure piacere, non vi farò vedere foto da bimbi minchia, madonna, bimbi minchia è una cosa che si diceva tipo 10 anni fa, ma ok, insomma avete capito, non vi farò vedere quelle foto prima, dopo, perché non mi piacciono. Però posso assicurarvi che chi mi ha visto con un vestito un po' più leggero, un po' più aderente, tipo questo, si è reso conto della differenza tra qualche mese fa ed oggi. Ho corretto anche in parte il mio atteggiamento posturale, non del tutto, ma c'è stato un significativo miglioramento, le spalle sono molto più larghe, sono molto più impostato, mettiamola così. Quante volte vado in palestra? 2 volte a settimana. Anche qui un attimo di attenzione, perché molti di voi diranno bisogna andare almeno 3 volte, non è abbastanza, eccetera eccetera. Beh, in primis non ho altro spazio in calendario per andarci, quindi o così, non ho proprio modo di andarci più volte. 2, sono sempre stato convinto che la qualità sia maggiore rispetto alla quantità. Io quando entro in palestra ci sto anche 2 ore e mezza, ma sono 2 ore e mezza full immersion. Seguo la scheda pedissequamente, un esercizio lo faccio male, finisco la serie che sto facendo in maniera sbagliata, a patto di non rendermi conto che mi stia facendo male, e ricomincio facendo l'esercizio in maniera corretta. Quindi sono proprio 2 ore e mezza, 2 volte a settimana, completamente full, senza stacco. Andiamo a chiudere questo video, rispondo a una domanda che mi è stata posta più e più volte. È stato semplice per te abituarti, darti un ritmo nell'andare in palestra? No, non è stato semplice, l'ho dovuto inserire a calendario, tuttora ce l'ho inserito a calendario, ma quello per schema mentale mio, un giorno farò un video anche su questo. Mi sono dovuto proprio a talvolta imporre di andare necessariamente, una settimana mi saltava, ne inserivo uno in più in quella dopo, insomma è un qualcosa che necessita di volontà, ovviamente. Però quando vedi che non è nulla di trascendentale, nulla di impossibile, che poi il tuo corpo ti aiuta, che il tuo corpo ti segue, ad esempio il mio è quel tipo di corpo che se fa qualcosa per la prima volta gli riesce 10 volte più faticoso rispetto a quanto poi non sia già dalla seconda. Quindi ci vuole volontà in quella prima volta, ma poi il corpo ti viene dietro, e se non ti viene dietro basta fare un passo indietro, basta diminuire il peso, insomma non succede nulla. Io non voglio andare a fare il bodybuilder, quindi voglio semplicemente stare bene, sentirmi bene e migliorare il mio fisico in maniera normale, e direi che ci sto riuscendo abbastanza bene. Questa qui invece che vedete a video è la mia scheda attuale. Perché dico attuale? Perché tra qualche giorno cambierà. A livello di karting direi che più o meno ci siamo, e adesso secondo me è arrivato il momento di fare un allenamento più completo per tutto il corpo, che mi aiuti a mettere meglio questa macchina in maniera più totale, in maniera un po' più omogenea. E questo direi che è proprio tutto, ve l'avevo detto, no? Un video un po' diverso dal solito, che spero motivi anche chi come me aveva fortissimi dubbi nel andare in palestra, spero vi aiuti ad approcciarvi a questo mondo di salute, perché è un qualcosa che poi ognuno deve fare per se stesso anzitutto. Io l'ho fatto motivato dal karting, per stare meglio con se stessi è qualcosa di fondamentale, vi garantisco che stare bene con se stessi vi svolta la vita, cioè proprio vi approcciate agli altri, al mondo, alle cose in maniera completamente differente. Quindi è un qualcosa che vi consiglio di vero cuore, vi godete di più la vita e nel mio caso anche lo sport che amo. Condividete questo video con altri pigroni come me che magari hanno qualche dubbio se andare in palestra. Spero vi sia piaciuto, la sezione commenti è sempre qui sotto, fatemi sapere le vostre esperienze in palestra o se avete qualche dubbio, qualche domanda, qualunque cosa, parliamone qui sotto. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fin qui, un mi piace a questo video, la condivisione agli amici pigri e un'iscrizione al canale mi aiutano moltissimo in questo viaggio nel mondo del karting, delle corse e non solo. E a me non resta ancora una volta che ringraziarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!